Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi vi spiego due metodi che utilizzano i grossi investitori, quindi i fondi, insomma i grandi capitali, per manipolare il mercato a loro piacimento, a loro favore chiaramente, e per riuscire a muovere grandi liquidità che sono quelle in loro possesso, minimizzando il movimento del prezzo mentre loro appunto vogliono piazzare l'ordine. Inoltre andiamo a vedere come riconoscere questi movimenti sui grafici nelle nostre analisi, in particolare grazie ad un pattern che è fondamentale da conoscere per ottimizzare l'operatività e il placement dei propri stop loss, che è il failure swing pattern. Seguitemi e andiamo a capire di cosa stiamo parlando. Sono due i metodi di cui voglio parlare oggi con i quali i grossi fondi, i grossi capitali operano su mercato. E mi riferisco in particolare ai buy e ai sell walls simulati e ai cosiddetti stop hunts. Tra poco andremo a vedere che cosa significano questi termini. Ve li spiego uno a uno e vi faccio anche qualche esempio grafico in modo da capire che cosa si intende poi nella pratica. Perché c'è un lato positivo, che una volta che si comprende questo metodo di esecuzione che va un po' contro alle idee che abbiamo tutti quanti, ai metodi che abbiamo noi retail traders di operare, si riesce anche a cogliere delle impronte sui grafici stessi e quindi magari ad operare con la consapevolezza di quello che sta accadendo e magari, perché no, sfruttarle a proprio vantaggio. In particolare una cosa su cui voglio concentrare la vostra attenzione oggi, perché è il segno a mio parere più evidente in assoluto, è il failure swing pattern, che è un pattern che si palesa sul grafico in una certa maniera e ve lo vado a descrivere appunto tra poco dopo la breve introduzione. Tra l'altro l'avevo già accennato sulla mia pagina Facebook in un post di qualche giorno fa con appunto lo stesso esempio che vi farò tra poco, e inoltre adesso andiamo ad approfondire un po' di più. Tra l'altro, tra parentesi, seguitemi su Facebook se vi va, che ci sono sempre degli aggiornamenti interessanti in tempo reale e quotidiani. Order flow istituzionale. Che cosa si intende con questo termine? Si intende proprio il flusso degli ordini, il metodo di operatività da parte dei grossi capitali. Per grossi capitali intendo multimilionari, proprio quegli ordini che, se fatti a mercato, muoverebbero istantaneamente il prezzo e anche parecchio. Ed è proprio su questo che si basa la loro operatività, ovvero sul muovere il meno possibile il prezzo mentre loro fanno gli ordini. Perché? Perché altrimenti incorrerebbero in quello che si chiama slippage. Lo slippage è proprio quello, ovvero se io faccio un grosso market buy, supponiamo di 100 milioni di dollari, Bitcoin che sta a 3500, cosa succede? Succede che magari il mio ordine va a riempire, a fillare dei limit sell che stanno a 3501, 2, 3, sali e magari arrivi fino anche a 3600, 3650. Ovviamente più l'ordine è ingente e più limit sells verranno fillati, verranno eseguiti, andando quindi ad alzare appunto il prezzo di mercato. Questa è una cosa che non vogliono. Perché? Perché naturalmente, se loro vogliono fare un ordine di acquisto, lo vogliono fare tenendo il prezzo più basso, il più basso possibile, prima appunto di entrare a mercato. E lo scopo, come vi presento qua, è muovere la maggior somma possibile minimizzando lo slippage, quindi lo spostamento del prezzo. In che modo si può fare? Allora, ci sono tanti modi. Oggi mi concentro su due che sono tra i più utilizzati e tra i più evidenti anche. E sono alla fine dei metodi di manipolazione del prezzo, con lo scopo di generare liquidità. Quella liquidità che gli permette per l'appunto di piazzare degli ordini opposti, in particolare perché i loro metodi vertono proprio sul generare magari un panic sell generale, scusate il gioco di parole, per acquistare prima di pompare il prezzo, e viceversa chiaramente, generare liquidità quindi in senso inverso all'ordine che vogliono fare loro, quindi al movimento che vogliono improntare sul mercato oppure che vogliono cavalcare. Questi due metodi sono la creazione dei cosiddetti fake walls, buy or sell walls chiaramente, e lo stop hunting. È possibile intercettare questi tentativi, che è la parte che ci interessa di più, perché una volta capito ci interessa anche sapere se si può in un qualche modo leggerli dal grafico. E la buona notizia è che in parte si può, e tra poco vedremo come.
Partiamo dai fake walls, che in realtà vi dico già che sono quelli più difficili da interpretare, anche perché rappresentano una percentuale dei buy and sell walls, che talvolta sono anche veritieri. Però è giusto, va saputo, perché si evitano magari dei movimenti, dei propri movimenti, intendo emotivi, che potrebbero portarci a fare delle operazioni errate oppure fallaci. Il primo metodo, il metodo dei fake walls, sta nel simulare, consiste nel simulare una forte pressione in acquisto oppure in vendita per generare FOMO, se in acquisto, o panico, panic sell, nel caso in cui sia selling pressure. Come fanno a simulare questa pressione? Come vi dice il titolo stesso, piazzando dei fake walls. Quindi, il primo step è eseguire, suppongo nell'esempio che segue, di voler creare un pump, quindi di voler generare liquidità in vendita in modo che loro possano acquistare e poi pompare il prezzo. Quindi il procedimento è come segue: in primis l'acquisto over the counter di quanto disponibile. Supponiamo che vogliamo fare un ordine da acquistare 100 milioni di dollari di Bitcoin e over the counter ce n'è soltanto 10. Quindi io over the counter acquisto 10 a quel prezzo e quindi adesso ho 10 milioni di dollari in Bitcoin. Utilizzo quei fondi per piazzare un sell wall, quindi cosa faccio? Metto un limit sell da 10 milioni di dollari, gigantesco, subito in alto, supponiamo che ne so, 20 dollari sopra il prezzo attuale. La gente cosa fa? Lo vede, dice: minchia, qua c'è qualcuno di grosso che vuole vendere, quindi c'è da aspettarsi che il mercato scenda, perché magari siamo in lateralizzazione, magari addirittura siamo in un bear market e il sentimento non è già dei migliori, e quindi in più si vede un sell wall del genere e si dice: beh, qua la situazione sta peggiorando, e si genera panico. Dovete sempre immaginarvi l'insieme delle persone, ovviamente i trader più navigati ci sono e magari lo capiscono, ma la maggioranza delle persone che operano sul mercato, come immagino sappiate bene, è fatta da persone fortemente emotive, quindi bisogna tenerlo fortemente in considerazione. Questo simula una selling pressure, il pubblico, il mercato inizia a entrare in una fase di panic selling sotto al wall, chiaramente, perché magari una parte viene mangiato, però poi non c'è abbastanza buying pressure per riuscire a superarlo e quindi si ritorna giù, vende, e intanto cosa fanno loro? Loro acquistano dei panic sellers, magari mettendo dei limit buy appena sotto al wall, proprio per approfittare dei panic sellers che vedendolo iniziano a vendere. E racimolano e alla fine riescono a generare quei 90 milioni di dollari che gli mancavano in ordini di acquisto. Una volta acquistati tutti e 100 i milioni di dollari che volevano, cosa fanno? Rimuovono il wall, gli rimangono 10 milioni di dollari che gli rimuovono il wall, loro hanno acquistato tutto quanto e poi fanno un bel market buy per pompare il prezzo, quindi facendolo salire, e da lì poi innescano magari un movimento rialzista. Quindi, ricapitolando, acquistano over the counter, piazzano il sell wall simulando selling pressure, acquistano dei panic sellers sotto al wall mettendo degli acquisti un po' alla volta, sfruttando la liquidità in vendita che si genera. Una volta che sono contenti della somma racimolata, rimuovono il wall, piazzano un bel market buy e via che il prezzo parte. Questo che cosa ci insegna? Qual è la morale? La morale è che i walls non sono sempre veritieri, chiaramente non saranno sempre falsi, neanche questo è il motivo per cui diventa difficile riuscire a basarsi in maniera anche statistica su cose del genere. Un'impronta che si può cercare è la comparsa, magari comparsa e scomparsa, di questi walls molto grandi in corrispondenza con volumi maggiori del solito, quindi volumi molto alti che indicano liquidità generata, e inoltre movimenti minimi del prezzo che ci dicono che questa liquidità generata comunque non causa un dump. Perché? Perché ci sono comunque i grossi capitali che acquistano dai panic sellers, quindi il prezzo non dampa proprio per quello. Oppure un pump immediatamente successivo alla scomparsa di un sell wall potrebbe essere un'altra ipotesi.
Qualcuno magari sta pensando, ma se c'è un bull market e il sell wall viene mangiato, ecco, in un bull market questo funziona un po' meno, chiaramente, perché il sell wall potrebbe essere mangiato, però in quel caso lì loro sono sempre contenti perché il prezzo poi sale e loro possono comunque profittare da questo movimento. In ogni caso, questo qui dei fake wall, questo metodo dei fake wall viene solitamente utilizzato in movimenti laterali oppure appunto in bear market, in vendita chiaramente. Poi si può fare anche in acquisto nella maniera esattamente opposta, quindi anziché un sell wall si crea un buy wall che simula buying pressure, quindi innesca FOMO, loro vendono sulla FOMO e poi tolgono il buy wall e dumpano sul mercato, innescando appunto un movimento ribassista che poi li porta a profittare. Questa è una manipolazione che si vede molto spesso anche nei mercati tradizionali, tra l'altro. Andiamo ora al metodo 2, che è forse quello che ci interessa di più perché è più facilmente intercettabile sul grafico. Il metodo numero 2 è lo stop hunting, che sicuramente conoscerete già tutti quanti. Oggi lo vediamo magari in un'ottica diversa. Lo stop hunting ha come scopo generare liquidità facendo scattare gli stop orders, come dice la parola stessa, una caccia agli stops. Com'è che si fa? Immaginatevi di essere appunto anche voi un grosso fondo da sempre questi 100 milioni di dollari da piazzare e non sa come fare a farlo senza incorrere in slippage. Supponiamo che lasciamo perdere il metodo dei fake walls. Allora cosa facciamo? Magari stiamo lateralizzando. Dov'è che andiamo a parare, insomma? Allora, innanzitutto occorre rilevare i livelli significativi di prezzo, quindi se stiamo lateralizzando ad esempio il range high e il range low. In secondo luogo, teniamo d'occhio uno di quei due livelli, magari quello a cui siamo più vicini e verso il quale è più facile manipolare il prezzo con un ordine abbastanza grande e che è più facile bucare. E cosa ci immaginiamo? Ci immaginiamo, supponendo di essere vicini a un supporto, quindi vicini al range low, ci immaginiamo che sotto al range low ci siano piazzati tanti ordini di tipo stop sell, che sono in parte gli stop loss di chi è entrato a mercato e in parte gli stop sell di chi vuole entrare al breakdown, ok? Quindi immaginatevi questa cosa, adesso magari andiamo a vedere, possiamo andare a vedere un esempio su Bitcoin stesso, su time frame orario ad esempio, che si vedono, se ne vedono veramente tanti e si generano anche quei BART, no? Che, di cui siamo pienamente consapevoli. Allora, supponiamo di immaginare di voler operare su questo, in questa zona di lateralizzazione, ok? Cosa diciamo? Allora, diciamo che c'è un range high che è dato da questo livello qua ed un range low che è dato, supponiamo, da questo livello qui, dopo che iniziamo a vedere un po' di oscillazione. E allora cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che sopra al range high ci saranno degli ordini di tipo stop buy. Perché? Perché chi ha shortato, dove lo mette lo stop loss? Lo mette proprio lì sopra. Supponiamo di voler shortare qui, non so per quale motivo, io non lo farei mai, ma sicuramente c'è chi lo fa. Dove lo metti lo stop loss? Beh, che domande, lo metti qua sopra, ok? Sopra allo swing high. E in secondo luogo, chi segue magari un eventuale breakout, acquista al breakout, quindi magari mette uno stop buy qua sopra oppure semplicemente acquista quando vede la candela uscire e fa un market buy lui stesso. E quindi questo livello è sicuramente da tenere in considerazione per la manipolazione del prezzo. In egual modo il livello inferiore, perché? Perché allo stesso modo chi ha acquistato qui, dove l'avrà messo lo stop loss? Chiaramente qua sotto. E allo stesso modo ancora come prima, chi segue la lateralizzazione, vede il prezzo uscire, magari vende al breakdown, apre una posizione short. E questo quindi genera a tutti gli effetti liquidità. Ritorniamo quindi alla nostra presentazione, al discorso dello stop hunting. Manipolazione del prezzo per bucare quei livelli, adesso che abbiamo visto di che cosa stiamo parlando, e contemporaneo order placement in senso inverso. Quindi se io voglio andare a pompare, tornando sempre al nostro esempio qui, il prezzo qui sopra, io prima metterò dei begli ordini in vendita qua,
Così cosa faccio? Io faccio uscire il prezzo dal range high, innesco una cascata di stop loss e di stop buy di chi vuole entrare e io gli vendo le mie coins, chiaramente. Ok? Quindi io piazzo ordini in senso inverso, genero FOMO e la FOMO mi riempie le mie tasche e io riesco ad acquistare senza fare muovere troppo il prezzo, senza incorrere in slippage. Lo stesso ovviamente vale nella direzione inversa. Bucati i livelli, scattano gli ordini stop, quello che abbiamo detto, si genera tanta liquidità, possibilità di grosso ingresso senza slippage. Attenzione al failure swing pattern e a dove piazzare gli stops. Questa è la morale che si impara da qui, ovvero nel piazzare gli stops conviene tenere in considerazione di alcune cose che tra poco diciamo in maniera chiara e tonda, e attenzione al failure swing pattern, che è un segnale anche a volte. Cos'è il failure swing pattern? È proprio quello che abbiamo visto poco fa, ovvero un livello viene bucato, però poi la candela chiude all'interno di esso, con una shadow quindi molto lunga. Failure swing, proprio perché tenta di fare un movimento, uno swing, quindi un higher high oppure un lower low, ma non riesce, ci prova ma non riesce, failure swing. Meno significativo, ecco, adesso qua vediamo alcuni corollari. Abbiamo capito qual è il pattern, quindi la candela con una shadow lunga che poi chiude all'interno però del livello significativo che la shadow buca. Ok, che praticamente ci sta dicendo quello che abbiamo visto poco prima, il discorso dello stop handling. Meno significativo nel caso in cui la candela indica la prosecuzione di un dump, anzi io solitamente lo ignoro del tutto in questi casi. Quindi se la candela chiude con un lower low comunque rispetto alla chiusura precedente, io ignoro il failure swing, non è un failure swing per me. Più significativo su time frame più ampi, perché? Perché ovviamente se abbiamo una lateralizzazione su un time frame più ampio, più traders la vedranno e quindi più traders andranno a piazzare quegli ordini che dicevamo poco fa, che sono facilmente innescabili. Più significativo in lateralizzazioni più lunghe, per lo stesso motivo di cui sopra. Quindi praticamente più traders lo vedono, più è evidente la significatività di un livello e più diventa significativo, scusate la ripetizione, il failure swing pattern. Inoltre, ecco una cosa che mi sono dimenticato di scrivere che adesso aggiungo assolutamente, è più significativo con volumi maggiori, chiaramente, proprio perché indica la generazione di tanta liquidità. Lo aggiungo immediatamente, abbiate pazienza, nella presentazione ci sarà. Ve la lascio tra l'altro in free download, la presentazione giù nella descrizione trovate il link. Ottimo spunto quindi per il placement dello stop loss e ottimo spunto per un entry con uno stop loss oltre la shadow. Vi faccio un esempio grafico. Questo è il grafico di Bitcoin dollaro preso da BitMEX giornaliero dell'ultimo periodo, è lo stesso che vedete sulla mia pagina Facebook. Ho evidenziato alcuni failure swings. Allora, quali sono? Il primo è questo, vedete, che abbiamo un failure swing perché? Perché c'è una chiusura qua sotto, c'è una shadow che penetra qua sotto e poi però la candela chiude sopra senza generare un lower low, come vi dicevo prima. Un secondo failure swing dalla parte opposta, meno significativo perché la candela qua in realtà fa un higher high, però essendo in un movimento decrescente, in una fase bearish del prezzo, rimane comunque interessante. Poi cosa abbiamo? Qua abbiamo un breakdown, quindi non vale. Poi qua vedete, qua abbiamo un'altra candela con la shadow che va giù oltre a questo livello qui, però abbiamo comunque un lower low durante un dump, quindi è meno significativa. Qui se vogliamo proprio fare i perfezionisti, avevamo queste due, ma in realtà vedete che anche i volumi non sono particolarmente forti, quindi è poco significativa, io l'avrei trascurata. Poi ne abbiamo uno qua, vedete, abbiamo questo wick e che torna poi indietro, notevole lunghezza della shadow, che ecco, tra l'altro più è lunga la shadow più anch'esso diventa significativo, e abbiamo una chiusura, vedete, in una fase di lateralizzazione della candela comunque sotto al livello chiave. Qua potremmo dire che abbiamo un higher high, è vero, però comunque vedete che ci troviamo in una fase laterale e questo livello comunque non va a bucare le candele precedenti che hanno chiuso qua sopra. Poi cosa abbiamo? Ecco, questo è un caso un po' borderline in verità, perché? Perché è successo tutto repentinamente a cavallo della chiusura della candela. Questo con dei timings diversi si sarebbe tradotto in una cosa di questo tipo. Ok? Perché? Perché avremmo avuto un wick e poi una chiusura qua sopra.
Però ovviamente è successo così, quindi è difficile da individuare. Infine abbiamo questo, che vedete che va a chiudere, va a bucare questa resistenza e poi va a chiudere qua sotto, e poi abbiamo quest'ultimo che vedete che andiamo a provare a bucare e poi chiudiamo qua sotto. In questo caso abbiamo un higher high, però insomma la situazione delle candele ci fa capire che non c'è pressione in acquisto in ogni caso, proprio perché siamo sempre congestionati in questo canale di lateralizzazione, quindi non si può parlare di pump. Il failure swing, ecco, è invalidato quando la candela comunque chiude in maniera rialzista oppure ribassista. Se chiude in maniera laterale diventa poco interessante. Rimane interessante il failure swing. E quindi questi sono tutti degli esempi al quale potete vedere che è corrisposto un movimento poi nella direzione opposta alla shadow, ed è quello il segnale che ci dà il failure swing, uno dei segnali. Il secondo segnale è che se vogliamo prendere una posizione di qualsiasi tipo, insomma, anche riguardando il nostro esempio di prima, quindi questo andazzo qua, se ad esempio vogliamo stiamo aspettando di prendere una posizione long, cosa che poi sarebbe stata comunque disastrosa, conviene attendere il primo failure swing, quindi ad esempio questo, per piazzare lo stop loss. Perché? Perché se andiamo a piazzare lo stop loss qua sotto in maniera prematura, rischiamo che ci venga mangiato con una semplicità allucinante. Quindi, se noi a piazzare lo stop loss, oppure anche a fare l'ordine, aspettiamo il primo failure swing, abbiamo una situazione un po' più chiara sul dove mettere lo stop loss, che in questo caso andrebbe messo qua sotto. Perché? Perché non avrebbe, cioè, perché, scusate, non è che non avrebbe senso. Qualora il prezzo dovesse tornare a un livello più basso di questo, allora significherebbe davvero un movimento ribassista, e quindi voglio davvero uscire dalla mia posizione, cosa che poi infatti è accaduta. Allo stesso modo si può ragionare al rialzo. Come vedete, questa non è una scienza esatta, che è una frase che purtroppo nel trading si sente dire molto spesso, e però purtroppo non esiste la certezza, esiste solo la probabilità maggiore. C'è la probabilità maggiore, ma non la certezza. Ad esempio, se io avessi messo il mio stop loss dopo questa bucata della resistenza formatasi, magari giudicandola un primo failure swing, che effettivamente lo poteva essere perché c'è volume, c'è la shadow long e quant'altro, sarei stato poi mangiato qua dopo, ok? Quindi anche qua si può sì mettere giù dei concetti quali: ci deve essere almeno un po' di distanza tra la resistenza considerata e il picco della shadow durante il failure swing. Maggiore esso è, maggiore è la significatività del failure swing stesso, e quindi ha più senso per lo stop placement. Per il discorso di apertura di una posizione, quindi ovviamente avrei messo lo stop qui, mi sarebbe stato mangiato. Se fossi stato lungimirante dicendo ma questo non è un granché come failure swing, aspetto questo, lo vedo e dico ah sì, questo sì che è un failure swing, metto lo stop qua e poi avrei fatto un bello shortino. Per l'apertura della posizione vi prendo come esempio una posizione che ho aperto oggi, ma vi dico don't try this at home, proprio perché l'ho fatto quasi per gioco e per noia, visto che in questi giorni non succede niente di interessante. Ho notato un failure swing qua, ok, vedete? Tra l'altro in corrispondenza di una sorta di trend line, che insomma è una posizione ad altissimo rischio, ne sono pienamente consapevole, infatti ho utilizzato un capitale di rischio discretamente basso, ma perché c'è un risk reward buono a mio parere. Però ripeto, don't try this at home, a meno che non abbiate un forte fegato. La posizione l'ho aperta più o meno a questo prezzo, forse un po' più giù di lì, comunque nella candela di oggi, proprio vedendo questo failure swing che si è andato a generare, vedete, addirittura sotto a quest'ultimo, con chiusura bullish addirittura, quindi è interessante come candela, volume sopra la media e quant'altro. Quindi lo stop loss dove lo metto? Sotto alla shadow del failure swing, e il mio take profit l'ho messo più o meno qua, insomma questa sorta di triangolo alla base maggiore lì, triangolo rettangolo, e ho messo il take profit in quell'area lì. Quindi come si costruisce una posizione intorno a un failure swing? In questa maniera, mettendo lo stop loss sotto o sopra, ovviamente se è una posizione
direzione opposta alla shadow, e il take profit poi dipende dall'orizzonte della posizione, dipende da tantissimi fattori. Ragazzi, che dire, io spero che questa spiegazione vi sia utile, vi apra un po' gli occhi sull'operatività che avviene con grossi capitali, perché spesso e volentieri guida molto il mercato, soprattutto nelle fasi laterali e nelle fasi di penuria di volumi. Quando si verificano i BART in particolare, di failure swing se ne vedono veramente tantissimi, quindi anche per chi fa trading intraday, nonostante valga sempre la regola del time frame più ravvicinato uguale più difficile, può essere molto utile però andare a utilizzare questi pattern anche per lo stop loss placement. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se l'avete già utilizzato, lasciatemi un like se avete apprezzato lo sforzo della spiegazione, se vi ha fatto schifo ditemelo e ditemi anche il perché, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, un saluto.